video. Oggi video super speciale perché sarà in collaborazione con Angela, una ragazza che qui su YouTube, cioè non ci sono parole da spendere nei suoi confronti perché mi piace veramente tanto tutto quello che fa, nel senso i video, si vede che ci mette la passione, il cuore e tanto impegno, insomma. E è una bellissima ragazza, è brava a fare video, no? Cioè non ho parole, è veramente speciale, ecco. E niente, qui su YouTube appunto potete trovarla con il nome di Angie The Candy Shop e vi lascio ovviamente tutti i link giù nell'info box. In cosa consiste la collaborazione? Allora, dovevamo realizzare un outfit e un make-up da giorno che poi devono essere trasformati in un make-up e in un outfit da sera. Per il make-up ovviamente bisognerà tenere come base quello del giorno e invece l'outfit si cambia a piacimento. Ho pensato ad un look di fine estate. Come potete vedere, ecco, mi sposto così, ve lo metto sulla mia sinistra. E come potete vedere, per l'outfit ho scelto un pantaloncino corto semplice in simil jeans, è un leggings molto corto e arriva molto alto in vita, però infatti come potete vedere, cioè, se notate che sembra che ho un po' di pancia, in realtà è il pantaloncino girato perché io lo uso girato appunto, e sopra una semplice magliettina canotta verde come potete vedere anche qui, solo che ha la particolarità di questi brillanti appunto sul décolleté, e ho abbinato appunto un coprispalle a mezza manica, anche se nella borsa non ve lo faccio vedere ma c'è un giacchetto a manica lunga e tante volte per la sera rinfrescasse un po'. E insomma, come accessori appunto ho questa cinta bella con il fiocco color panna beige, insomma, che ho voluto abbinare alle scarpe anche se non sono proprio lo stesso colore. Il tutto ho abbinato alla borsa mimetica che ho appena, cioè è nuova, insomma, è da poco comprata. L'unica cosa è che la borsa non c'ha nessun colore che si abbini a nessun colore che io ho già, quindi ho tutti i verdi diversi, tutti i beige diversi, quindi ho abbinata un po' così, insomma. Però spero comunque che l'abbinamento mi piaccia, a me è rimasto molto simpatico, quindi l'ho utilizzato tranquillamente senza nessun problema. Come accessorio ho un bracciale verde che infatti vi faccio vedere anche qui, non so se nel video riuscirete a vederlo. Ho un bracciale verde e questo qui bianco con tipo Swarovski, infatti alla luce fa tante lucine bellissime, con dei charms a farfallina, e mi piacciono tanto i bracciali che suonano, quindi lo utilizzo quasi sempre. E niente, orecchini sono normali e acconciatura è quella che io ho già dalla mattina, ho visto che aveva tenuto bene, quindi è una coda semplice con sotto i capelli sciolti. Allora, come make up vi faccio vedere subito, nel senso, allora, per il make up ho optato per un trucco super semplice, anche perché la mattina a me quando mi sveglio e devo andare al lavoro non mi va neanche di truccarmi, quindi approfittando dell'abbronzatura non sto ancora utilizzando fondotinta, non sto utilizzando ancora BB cream, ma utilizzo solo il mio correttore che metto o sulle occhiaie, sulle imperfezioni, e lo vado a sfumare appunto con la cipria. Questo è il Garnier Cool Active, basta, tonalità dovrebbe essere la 01, quella più chiara proprio. Appunto, vado a coprire il tutto, a fissare il tutto con la cipria. Questa è quella di Astra, la Natural Skin Powder numero 36. E poi ci vado giù di blush, appunto pure questo è il Fard Seta Pura di Astra nella tonalità 06, che è questo fantastico rosa tutto luccicoso come piace a me, sapete ormai, no? Sono una fanatica dei luccichini. E ecco, e appunto... Per il viso il make up è finito qui. Passando agli occhi, ho utilizzato appunto come base questo matitone color rosa antico di Kiko, e non riesco più a leggere il numero, doveva essere lo 08, il numero 8 della Daring Game dovrebbe essere, sì, credo, fortunatamente di sì, comunque vi lascio giù.
Matitone, poi ho utilizzato questo pigmento ombretto cotto seta pura di Astra, il numero 01, in questo fantastico color bianco. Appunto, anche questo ha delle luminescenze che vanno sull'oro, quindi mi piace tantissimo. Poi sulla bronzatura risalta in modo particolare, che ho sfumato poi con questo rosa qui di Bella Oggi, della palette numero 05, gli ombretti, che è questo cofanetto, cioè con quattro ombretti insomma, e ho scelto questo qui che è un rosa quasi invisibile, e sono andata appunto a sfumarlo giusto per dare un tocco di colore nella piega dell'occhio. Poi semplicemente ho utilizzato una matita nera a mo' di eyeliner e sono andata a sporcare la rima inferiore, insomma, giusto per dare un po' di colore, per non lasciare appunto senza matita niente. E questa niente, non ha marca, perché l'avevo presa da un negozio cinese, perché mi piaceva la matita argentata che ha dall'altro lato, per un euro va bene così, ma è anche una buona matita perché comunque a me tiene benissimo rispetto ad altre di altre marche, insomma, di marche anche tipo Essence e queste, insomma. Quindi sono contenta della matita. Poi sono andata di mascara, questo appunto è il mascara dell'Astra, dei Carling Volume, volume panoramico, che ha la particolarità di questo scovolino appunto arrotondato, quindi va a definire veramente benissimo le ciglia e mi ci sto trovando da Dio. E questo va a sostituire il NYX Big Bold che avevo in passato, che ormai è andato, è finito insomma. Comunque lo sostituisce alla grande e appunto l'ho applicato nelle ciglia esterne e appunto un po' nelle ciglia inferiori, sempre esterne. Come per le labbra invece ho adottato un look nude, insomma, un po' di rosa così. Per prima, appunto, come sapete, io senza burro cacao non esco, quindi ho fatto una passata di burro cacao. Poi sono andata a definire le labbra con questa matita di Bella Oggi, la numero 04 linea labbra, che non ha più un nome. Comunque è questo appunto, questo rosa mattone, ma sulle labbra, cioè rimane, da quel tocco naturale e basta. Poi sono andata appunto con il balsamo labbra Bella Oggi Tentazione effetto glossy nella tonalità Romantic Peony 06, e che è questo fucsia, ma diciamo che anche questo lascia un colore molto neutro. E sopra un tocco di lip gloss, questo è quello di H&M nel Lotus Flowers, credo sia il nome del lip gloss, comunque l'ho preso da H&M. E niente, il trucco del giorno appunto è finito così, e io direi di a questo punto di passare alla sera. Allora, per la sera non vi faccio vedere l'outfit subito, vi faccio vedere dopo il trucco, ecco. Quindi, e niente, intanto io partirei dal trucco appunto, quindi andiamolo a modificare per questa sera. Andiamo? Siete pronte? Venite con me.